quindi avevano fatto una lista, cioè vedi. C'è una lista, quelli infatti che stanno sulla lapide. Ce l'avevo sulla lista. Quelli che stanno. Ah, quelli che hanno. Quindi avevano fatto una lista precedentemente di queste persone. Grazie. Che erano legati. E loro, e perché li accusavano? Tante volte una stupidaggine, basta che diceva accidente a Mussolini, accidente a sti tedeschi, accidente. Ah, bastava cioè. Quelli c'erano una betola. Questi cinque, dicevo prima, no? Sì, c'era un abito in piazza e allora lì capitavano della gente, pure dei tedeschi stessi, magari di quell'altri, no? Che avrebbero, dicevano qualche cosa, perché c'era del fascio, c'era del... perché lì basta una stupidaggine, mica come oggi che dici male del governo. Oggi te la passi liscia, invece una volta non te la passavi liscia. Ma il regime fascista, ma poi qui c'erano diciamo due personaggi che erano diciamo fascisti proprio. Colonnello Faustini faceva caldo. Ecco, e questo è che voglio dire. Non figliava, capito, non ti può spia. Che faceva? Figliava e scriveva, e infatti quello hanno accusato. Che sembra che poi forse il figlio che andava in giro, la cicatrice che andava a sparare in giro. E poi c'era il figlio, che faceva? Vittorio, che era un bozzoppo, ma noi giocavamo a pallina, ci sparavano le palline. Sì. E che faceva suo figlio con la mitraglia? Andava in giro con la cicatrice, era quello che ha sentito, quello che andava in giro. Sì, beh, la portava, però lui, grosso modo, si è divertito, no? Ah, ecco perché parli, cioè questo. Okay, quindi nel periodo della Repubblica Sociale stiamo parlando, no? Quindi cioè 44. Sì, dopo l'armistizio. Sì. E quindi perché c'era una correlazione pure quindi tra i fatti, diciamo, questi fatti successi qui al paese che e anche diciamo le brigate partigiane che operavano su a... Però non c'erano grandi partigiani qui, erano rifugiati che si rifugiavano su Moracci, perché giovanotti non si chiamano guerra, eh. No, ma questo cioè, vuol dire, è comunque, cioè, nel senso, anche se ci fossero state brigate partigiane, nel senso, è una questione d'onore, no fascista, cioè per la liberazione democratica. Ecco. Quindi c'è stava la documentazione, cioè che da, perché questa cioè da poi la storiografia è una conseguenza dell'operazione Ovo de Pasqua in tedesco, come era sì, in tedesco? Questa era Ovo de Pasqua, infatti hanno preso qui tutto, era chiamata Ovo de Pasqua, no? Sant'Urbano, Monte Buono, hanno chiappato su così, no? Un rastrellamento? Rastrellamento, calvi pure. E ammazzarono pure quelli inglesi là a San Benedetto. Sì. Ecco, quello. La spiata. Sì. Li trovarono nel sonno, a Montebuono. Sì. Montebuono, San Benedetto. Sì, quelli erano praticamente dei fuggiaschi che poi sono passati dal fronte tirrenico, lungo la valle del Tevere e lungo la valle di Campana, giù sotto Fianello, e se so poi rifugiati lassù. E lì ci sono dei signori pure dei Cicignano che mi hanno raccontato che insomma si ricordavano, e poi lì c'è fu pure un fucilamento dei Peloni, che non so se tu lo conosci. E quindi però voglio dire, qua su c'è stava la brigata Gramsci, Garibaldi e poi? C'erano collegati con Napoli, insomma, però non è che agivano qui grandi partigiani, non c'erano. Infatti si è fatto un libro, ma... Cioè grandi, cioè nel senso queste sono state grandi brigate che hanno liberato pure diciamo parte pure della Valnerina, quindi cioè nel senso, ma la conseguenza brutale nazifascista forse è stata esagerata rispetto a quello che decide, credo, no? Sì, insomma. Non, cioè voglio dire, da fucilare gente in piazza non è una cosa brutale proprio da... dei piccoli gruppi che hanno organizzato. Sì, sì, infatti questi perché avevano detto... E poi i civili che c'entravano? Questi perché avevano detto qualche cosa, mica perché... gente che stava sulla macchia, no? Capito, cioè nel senso non lo dice, comunque voglio dire, stiamo a parlare di gente proprio innocente. Sì, cioè, solo
Ma è stata, ma questa diciamo, strage, questo eccidio che poi è diciamo, stato impunito, c'è stato qualcuno che ha pagato pure. Ma no, Questa quando è aperto il caso un paio di anni fa e poi l'hanno richiuso un'altra volta. sto colonnello è morto. Faustini, è scappato Faustini, Appena sì, vero? appena finita la guerra è scappato, non si è saputo se dove è andato. L'hanno coperto, perché poi noi, cioè nel senso, rispettando tutti i morti, tutte diciamo, le nazionalità del mondo, però cioè, un po' gli inglesi con gli americani l'hanno pure coperto, i fascisti così, eh? Quindi cioè, nel senso che è stata impunita forse pure per quello, però potrebbe essere un'occasione. Ancora oggi a magistratura, anzi noi lanciamo un appello perché a magistratura diciamo, civile possa diciamo, riaprire pure il caso perché insomma per la verità, ma a prescindere Sì, pure se non ci hanno stanno aperto più. ormai che la vergogna pure, no? Hanno Esatto, sì. aperto quando è stato 90 e pure lì ci stava qualcosa da vedere. Hanno diciamo sì, attraverso questo io, cioè nel senso le documentazioni che ho attinto sono tutte quelle diciamo attraverso internet, quindi tu sei un testimone proprio diretto però è rimasta sempre impunita. Sì, beh sì, è rimasto qui, infatti Ma stavo in gemellaggio pure, pensa, con i tedeschi ci hanno fatto. beh, cioè nel senso ma no rispetto però alla strage. No, hanno fatto un Certo, gemellaggio. negli anni 80, quindi. Sì, un gemellaggio dopo. Non Esatto. era da farsi, diciamo, eh. Non era da farsi, certo, magari voglio dire, cioè per mancare. Non si sono ribellati, diciamo, i parenti di quelli che avevano subito. Ah, ho capito, ho Se no, capito. se dicevano quelli, dicevano. Terminato. Certo, era da evitare. Ma invece Garzabini, cioè, poteva Calzabini, averci qualche. quello per dire, se diceva Garbi lo faceva loro, perché con Mussolini, il vecchio Alberto. Ma questo c'è nel senso il fondatore del fascio dei Carpi è stato, no? Con Mussolini dico, beh, il vecchio diciamo Alberto Calzabini, Come architetto, no? sì, architetto, però Mussolini è stato qui la notte, in segretezza. No, ma questo c'è nel senso, però cioè, rispetto a come ha trascinato poi sui fatti, diciamo, tragici, non è una cosa bella, insomma. Beh, sì. Bella non è, insomma, ecco, io dicevo rispetto al fatto della brutalità, cioè nel senso è la responsabilità di questo eccidio. Carzabini ci potrebbe avere, perché Infatti, era latifondista. quando è successo questo, Calzabini stava a Roma, quelli erano Quindi non c'erano, andati, non diciamo. hanno messo una parola buona, niente, Non sono c'è. fregati. Non so, perché seminavano pure tra di loro, noi sappiamo, cioè tra gli squadristi fascisti, una cosa brutale, non solo mandavano a menare l'operaio, cioè nel senso, per esempio qui ci sono squadre che partivano da Perugia e andavano a menare case del popolo, che te posso, di patronati, quelli che oggi sono la CGIL, cioè partivano da Perugia e andavano a menare Civita Castellana, gente assurda, si sono menati pure tra di loro, quelli dei Garzabini, Come quindi no, cioè questo lo. pure da Maiano, non so, diciamo a Calvi, I fascisti, i fascisti, tu pensa te che è Gami, una cosa proprio. Gami, no, venivano su tutti, lì volendo, per esempio c'era un zio mio, Cencelli, Cencelli ti dice Cencelli, che frustava gente, voglio dire, pure. Cencelli, come no, c'era zio Ramiro, mio zio Ramiro, fascistone, che se mettiamo in piazza era una festa, no? Suonava la Marcia Reale. Chissà voglia. Tu non ti eri arrivato il cappello? Pa, veniva là, uno schiaffo, levati il cappello. Pensa un po' se voglio dire l'assurdità proprio E tu buono, tu fermo, perché attorno ce ne stavano 3 o 4, no? Che se te muovevi ma gli anarchici ci stavano qua? erano mella secche. Ma qualche anarchico ci stava? Anarchici ci saranno pure stati, però non si potevano muovere. L'avevano Non te muovi, perché te purgavano, capito? no no Te certo. purgavano pure, te chiamavano lì casa. Ma la testa cioè tu pensa che era proprio cioè Era brutta era sì. quell'epoca. Allora comunque gli fecero un processo sommario, lì ci apparono tutti quanti, no? L'appello. Li misero in caserma dei carabinieri. Reali, I carabinieri spariti. cioè spartivano in mezzo i carabinieri? No, i Sicuro? Perché guarda che c'è sparito i carabinieri pure oggi, capito? Chi i carabinieri. No, tutti fascisti? Gli fascisti. In ufficiali? caserma erano diventati tutti fascisti. Ah! Sì. Non è che i carabinieri c'erano più.
Ah, c'è la gendarmeria repubblicana, repubblichina, non repubblicana. Sì, vestiti da fascisti, capito? Sì. Che familiarizzavano i tedeschi. Ah, ah. Certo. In quel momento non c'erano, non avevano nessun tipo di... sono stati messi da parte. Sì, sì. Non è che c'erano i carabinieri, insomma portarono da questi in caserma e ci stava pure questo Vittorio, io del colonnello, insomma gli fecero un processo sommario. La mattina, verso le 6, così, svegliava la mitra. Così, processo sommario, tu pensa un po', una cosa brutale proprio. Brutale. Tutti sdraiati là per terra, lì dove stava la... Esattamente dove stava la rapida, perché mi ricordavo un po' di su, oppure lì dove stava la rapida. Sì, proprio dove stava la rapida. L'ho fatto un bussolotto sabatino lì, che, sì. Che lì, che non ce lo voleva fare, perché... Ah, ma no, quindi... La piazzetta di martiri. Quindi, proprio su allora, vicino alla porta del convento? Oppure... Beh, un pochetto più giù, via. Lì... Ah, non è dove sta la lapide, più verso più su, lo dicevi della tra... Era un po' più su, verso la porta leggermente, a porta dell'orologio. La parete del bar? Grosso modo. La porta dell'orologio, allora sì. Porta dell'orologio, perché li misero lì così, no? Genesio, che era più ragazzo, lo misero sopra una cassetta, perché non arrivava all'altezza del mitra, se no l'avrebbero... fiorato. Una cosa proprio, cioè, vedete, gente disumana. In pieno. Poi, dopo ripassati, tutti quanti a pistola. Ah! Se ne è il colpo di grazia, no? Tutti i soldi. Con cinici, cioè proprio con cinici. Sì, perché tu, quando che da sventagliare le mitra, tu non muori subito. C'è la certezza. Allora c'è gente che... insomma, dopo mi danno un colpo di grazia, infatti. Un colpo di grazia ci vuole per legge. Certo. Fatti muori subito. Sì, vabbè, una brutta legge, insomma, diciamo. Lo so. Sì, no, certo. No, ci sono state situazioni che i fascisti hanno proprio sfregiato, pugnalato Matteotti, voglio dire, Zambuni, cioè roba proprio che voglio dire. Perché già... No, ma non è per cioè, voglio dire. Questo no, ma c'era gente. E dopo siamo venuti su, no? Loro hanno ammazzati e partiti. I cambi in moto. Lasciati lì proprio così, i cadaveri in mezzo, come se fossero animali. Come gli animali? Lo sangue veniva giù. Tu te lo ricordi proprio? Siamo venuti su apposta. Mannaggia. Dopo le 8. E prima sono stati in caserma con i fascisti, quindi dentro. A notte. Quindi c'è cioè, pure, cioè, voglio dire, i fascisti cioè, sono proprio complici. Appena chiappati e gli hanno fatto un processo sommario così, no? E poi dopo l'hanno di una notte lì, dopo sale, prima le femmine, insomma, le mogli, no? Tutta gente a piangere. Se li potevano salvare di qualche cosa, ma niente, non li hanno lasciati, niente. Questi dopo hanno fatto, quando la mattina verso le 6:30 così, l'hanno portati su. Gli hanno dato giù una sdraiata. E comunque, dopo lì il sangue, veniva giù. Sì. Ha preso un rigagno, no? Veniva già strada di sotto. Ah, tutto... Sì, e ci buttavano un po' di calce bianca. Doveva tutto nello stesso. Cioè, quindi nessuno del paese si è apposta a sta cosa qua? No. I cittadini, così, tutti inermi di fronte alla brutalità, diciamo, della bestia, questa bestia nazifascista. Perché stavano armati pesanti pure... Due mitragliatrici lì davanti a Prologo, guarda qua, a tre piedi. Cannoncini giù verso parcheggio, i cannoncini quelli piccoli anticarro lì, venivano, capito? Venivano proprio... Ma io cioè, a Vagone, come dicevi te prima, hanno pure bruciato le case con i lanciafiamme. Come pure a Santa Maria Maddalena hanno bruciato. Una brutale proprio, insomma, con i lanciafiamme. Le cose vissute, insomma, da me. Cioè, voglio dire, questa è una storia, voglio dire, una testimonianza che hai detto, come dicevamo prima, non solo quindi da un musicista, sei musicista, voglio dire... Musicista dilettante, meno no, dilettante però, magari, quindi, ma, però... È una testimonianza che da un certo punto di vista, cioè uno cercherà di usarla per far emergere la verità, capito? Perché nella storia comunque serve ancora, insomma, che certe tragedie non si ripetano. Io sono stato barbiere, no? Io sono stato un padre confessore praticamente. Cioè, 62 anni che ho fatto barbiere, ne so di tutti i colori, ne so tante.
capito? Certo, certo. Confessavano, a me i ragazzi mi dicevano, quelli che dico a te, io lo dico a mio padre. Certo, certo, no, ma questo... Io c'avevo un carattere particolare. Ascoltavo, non so se mi conoscete, ma non so come sono fatto. Certo, certo. Come mi vedete oggi ero bardaccio come quando eravate bardaccio, via. Certo. Mi piaceva la chitarra in bella vista, quindi... Mi piaceva da parlarci e da dargli anche dei consigli. Pure da una femmina, per dire. Prima detto, dicevano come cose che il padre non glielo diceva, magari certo. Che gli si dovrebbe dire, magari io glielo dicevo. Ma che musica hai fatto? Cioè? Beh, lui roba di... pure vostra originale in americano, tutta roba all'epoca, no? non è roba moderna di oggi. Per l'epoca era diciamo il nuovo sound, però. Ma chitarra elettrica lì, quindi? Sì. Era una cosa, cioè, voglio dire, innovativa per l'epoca, penso. Sì, beh, via, erano i primi... Già c'erano, eccetera, mia che non c'erano, però, insomma... Lui si suonava su questi locali, qua giù da Bassotti. Qualche canzone vostra l'avete fatta? Poi suonava... No, per la nostra... C'è un bel hi-fi Binson amplificatore, no? C'è ancora? Sì, un Binson, no, sì. Certo. Però in qualche improvvisazione, sì? Beh, improvvisazione tra quando c'era uno dei tempi, con Verendi, era un fisarmonicista pure, facevamo fisarmonica pitata, insomma. Eravamo 4, 5, quando 4, quando 5. La gente ballava? Sì, sì. Se non mi avete detto le leggi, se non mi avete detto i Bassotti, quasi sempre, perché c'era più comodo. Insomma, io è stata fatta. È stata, diciamo... di quell'epoca. Quindi pure con loro, però, no? Abbiamo improvvisato un giorno qui, sono andati su casa sua, un paio di 3 anni fa era stato. Siamo andati un po' attrezzatura, abbiamo anche improvvisato qualche pezzo. Insomma, 62? No, del 59 era... mi pare che ci sta la data. Che dovrebbe essere, insomma, costosa. Quando era? Io mi ricordo quando era. L'ha vista sul computer. La Tramus. Sì, la Tramus. È tedesca? No. Tedesca, sì. Beh, chitarre, quelle mitraglie, le SS no, però le chitarre sì. La chitarra, per sì. Beh, certo. Strumento di pace. Infatti.